Innanzitutto buongiorno, sicuramente le ultime 2 settimane sono dalla mia gestione le più difficili, e non per caso, insomma, in concomitanza dei risultati negativi. È chiaro che nel calcio quando non ci sono i risultati, e a peggiorare la situazione è anche la poco brillante prestazione di sabato scorso. È chiaro, insomma, che si è in difficoltà, si lavora con un po' più di tensione, con meno serenità. Ma questo fa parte del calcio, lo sappiamo, però l'importante è saper reagire, provare a reagire e creare, insomma, quei presupposti che ti possano permettere poi di ritornare ad avere quella serenità e a quella possibilità di raggiungere di nuovo i risultati. E il discorso della fine. Sicuramente, come tutte le altre, difficili. Però è una partita che ci può permettere, insomma, riuscendo a raccogliere i 3 punti, di ripartire, di muovere la classifica, ma soprattutto di riprendere quella serenità che avevamo preso. I momenti, insomma, nel correre della settimana sono cambiati. In che senso? All'inizio di settimana ho trovato una squadra ferita, una squadra arrabbiata. Poi col passare dei giorni ho cominciato a ritrovare quelli che sono i miei ragazzi, quei ragazzi che hanno voglia, insomma, di reagire, di riprendere quello che era stato il percorso cominciato qualche tempo fa. E in tutti loro ho ritrovato questa voglia, insomma, di dimostrare che non siamo quelli di Gavardano. A proposito di questo, che discorsi ha fatto sia lei, o magari anche il presidente, si è fatto vedere durante la settimana, eventualmente anche lui con i ragazzi? Beh, di discorsi se ne è fatti pochi, perché di discorsi purtroppo in questo periodo se ne sono fatti anche troppi. L'unico tasto da toccare, secondo me, era quello di fermarsi un attimo, ragionare, fare un po' di autocritica ognuno per sé e capire, insomma, partendo dal sottoscritto, cosa si potesse dare in più per avere dei risultati diversi da questi, a livello di numeri e a livello anche di prestazioni. Questi giocatori hanno sì, anche quello che Il presidente più volte è venuto, insomma, anche non solo in settimana, anche altre volte è venuto per far sentire la sua presenza. E poi, insomma, essendo una persona sempre molto disponibile, lo ha fatto in passato, figuratevi, insomma, se non lo faceva ora che siamo in difficoltà. è stato duro? È stato diretto, così come è giusto, insomma, che sia il presidente di una squadra di calcio che non sta avendo i risultati che speravo. In passato, anche ora, solo il risultato ti può dare la serenità per riprendere, insomma, il cammino. È chiaro che lavorando e facendo autocritica e analizzando quello che ognuno di noi ha dato sabato, ripeto, partendo sempre dal sottoscritto, di là dobbiamo ripartire e cercare di fare un qualcosa in più, di dare un qualcosa in più tutti, perché questo è un momento particolare, un momento, insomma, di difficoltà, e dai momenti difficili se ne viene fuori dando ognuno qualcosa in più rispetto a quello che è stato dato in precedenza. Prima non lo sapevo, anche, insomma, di quelli che erano gli infortuni di Grosso Eusebio, uno dei due almeno è recuperato, ci sono altri infortuni. Eusebio è recuperato e sta bene e sarà convocato. Quindi a parte Ingrosso e Tarino sono tutti convocati? Sì. Sui tempi di recupero di Ingrosso. Non riuscirei ad essere preciso perché molto dipenderà, insomma, dalla risonanza di controllo che verrà fatta al 40° giorno, insomma, dallo stop. Tempo nell'intervista che facemmo avevi risposto che per quel che concerne il portiere, una volta che tutti e due sarebbero stati in perfetta condizione, non li avresti voluti alternare, ma avresti fatto una Gioca scelta aperto, lo dici anche domani. io. No, ma appunto al di là di domande, sei sempre di quest'idea, Ho fatto la cioè. scelta, sì, ho fatto una scelta, le ho comunicate ai ragazzi. Sei sempre dell'idea che bisogna avere un portiere, gioca quello, non come in altri Sì, ruoli, è si un può ruolo alternare. diverso da tutti gli Questo altri e
e chi decide di far giocare, insomma, ha bisogno della massima fiducia e non può avere, insomma, partite sì, partite no, in quel ruolo lì la vedo in questo modo. Altri dubbi sulla formazione domani? Hai dei dubbi sulla formazione domani? Qualcuno sì, in avanti e deciderò domattina. Può influire il fatto che ad esempio come c'è Marcolini con 4-3-3, domenica abbiamo chiuso con 4-3-3, potrebbe il giocatore che rimane lì. Potrebbe essere una soluzione. Potrebbe essere una soluzione, al di là di come giocano loro. È una considerazione che ho fatto in settimana e ci stiamo lavorando e potrebbe essere una soluzione. I giocatori di maggiore qualità, se facciamo riferimento agli stessi, l'hanno fatto già diverse volte, mi viene in mente Prada, mi viene in mente Arzachena. Sono dei giocatori che comunque stanno dando qualcosa di importante, possono dare e devono darmi di più, è chiaro, però per la prestazione di sabato mi sono preso le responsabilità perché era giusto che le prendessi io, data la prestazione, perché non è stata più non tanto una questione, insomma, di numeri, è stata una questione di atteggiamento. E nel momento in cui la mia squadra non scende in campo con lo spirito che dico io, vuol dire che ho sbagliato io qualcosa e non sono riuscito a trasmettere quello che volevo.